ANAF è un acronimo che sta per Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione. Le sue finalità sono quelle di aggregare naturalmente i collezionisti e gli appassionati dei fumetti. In questo ambito pubblica la rivista Fumetto, che prosegue gli scopi e le iniziative della rivista omonima Il Fumetto, quella dell'ANAF. Organizza mostre mercato del fumetto, in cui i vari appassionati e collezionisti si ritrovano e possono acquistare, vendere e scambiare i propri fumetti e naturalmente parlare del loro medium preferito, e organizza anche mostre e convegni. Il fumetto spesso e volentieri contiene in sé elementi sia di morale che didattici, che sono estremamente importanti per la formazione del ragazzo. Il fumetto italiano nasce, diciamo così, per convenzione, nel 1908. Con la nascita del Corriere dei Piccoli. Il Corriere dei Piccoli era una testata, un giornalino, come veniva chiamato allora, inventato dal Corriere della Sera, per tenere buoni i figlioletti dei propri clienti. I giornali a fumetti hanno invaso tutto il mondo. Pensionati, bambini, metalmeccanici, dirigenti, autisti, operai, casalinghe, tutti leggono i giornali a fumetti. Il fumetto è nato per bambini in Italia, mentre negli Stati Uniti è nato sui quotidiani ed è nato per gli adulti fondamentalmente. Quindi in Italia il fatto che sia nato per i bambini ha sempre fatto uno svilimento di se stesso, cioè noi non abbiamo il giornale per ragazzi, ma abbiamo il giornalino, cioè qualcosa di inferiore, quindi tutte queste testate sono considerate giornalini, tutti i fumetti che vediamo qua su questo tavolo erano considerati per piccoli e quindi chi li leggeva era il bambino, creando una cacofonia abbastanza grossa, perché da un certo lato la scuola cercava di dire che i fumetti non andavano bene, che dovevano essere la scuola e non solo la scuola, c'era anche la chiesa, c'era la famiglia, c'era tutto un certo tipo di organizzazione culturale che diceva che il fumetto non doveva essere dato ai bambini. Però i bambini leggevano il fumetto e quindi c'era una dicotomia abbastanza forte, ma quando questi bambini che avevano letto fumetti diventavano un po' più grandi e magari continuavano a leggerli, anche quello sbagliato, perché in fondo un adulto che legge un fumetto era considerato un pochettino ritardato, una persona in molto infantile, una persona che non era in grado di maturare veramente. Se noi prendiamo ad esempio un fumetto nato molti anni dopo, perché è nato nel 1961, Zagor, scopriamo che all'interno di questo fumetto viene portato avanti un discorso importantissimo, il rispetto dell'altro, il discorso dell'amicizia, la solidarietà, il rispetto alla natura, tutto all'interno di un discorso di avventura pure semplice. E il ragazzo queste cose le sa cogliere, e sa cogliere poi anche l'adulto che legge queste cose. Il fumetto nasce in maniera strana in Italia, perché non nasce con la nuvoletta, nasce con la rimetta. Nel senso che il Corriere dei Piccoli prende, per rimanere figlio delle vecchie riviste per ragazzi che erano basate sull'illustrazione, prende i fumetti, li sgancia in quadretti, o in rettangolini a dir la verità, e a un certo punto mette sotto questi fumetti, questi quadretti, delle rimette. I personaggi qui non parlano col balloon, ma parlano sotto nelle rimette. Il filastrocchismo che era in auge attraverso i libri scolastici e così via che c'erano nella scuola, ecco che torna a saltar fuori in questa maniera. Sono momenti in cui molto importanti, perché nascono grandi personaggi. Nasce ad esempio, e qua ne abbiamo un esempio preciso, nasce ad esempio il Sor Pampurio. Logicamente all'interno di questa cosa nasce i personaggi americani che arrivano in maniera particolare, ad esempio Felix, Arcibalde Petronilla.
Bilbo il Bull, che era un negretto che a un certo punto diventava tutto ciò che diceva, si legava ai proverbi e così via. Quindi nascono una miriade di personaggi. La parentesi bellica, con tutti i problemi legati alla carta, alla stampa e così via, sembra bloccare un po' il fumetto, anche se a un certo punto, durante questo periodo bellico, noi ci troviamo di fronte a fumetti incredibili che non avrebbero altrimenti avuto vita. Questo qua parla di un bombardamento avvenuto su Mosca da parte delle truppe italiane, cosa che chiaramente non avviene nella realtà. Vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare. Ma poi c'è il dopoguerra. Nel dopoguerra i gusti cambiano, i personaggi americani sembrano passare un pochettino di moda e nascono tutta una miriade di altri personaggi approfittando di un formato diverso, il famoso formato a striscia. Cioè era un formato che permetteva, dato che la guerra contro il fumetto era condotta avanti dalle famiglie, dalla scuola e così via, di nascondersi abbastanza facilmente, nasconderlo su per le maniche, nasconderlo nei calzoni, riuscire quindi a portarlo in casa in maniera nascosta rispetto alla famiglia. È un successo incredibile, ci sono centinaia e centinaia di personaggi usciti in quel momento, dal piccolo sceriffo a Forza John, da Rocky Rider, lo stesso Tex nasce in formato striscia. Vediamo agli anni 60, dove avvengono due cose. Negli Stati Uniti cominciano i supereroi con problemi, mentre invece da noi la cultura comincia ad accorgersi dell'esistenza del fumetto. Dall'arrivo di Linus nel 65, che comincia a presentare i personaggi con un loro background, con i loro autori, come fossero un fatto culturale e non più semplicemente un fatto per dementi, crea uno spazio estremamente importante. È proprio negli anni dell'esplosione del fumetto in Italia, cioè alla fine degli anni 60, che comincia a maturare un certo fermento fra gli appassionati e i collezionisti di fumetti, che cominciano a scambiarsi lettere, che cominciano a mettere annunci sulle varie riviste. In questo ambito nasce nel 1970 l'ANAF, la progenitrice dell'attuale ANAFI, e nasce per appunto aggregare i collezionisti e coloro che vogliono discutere di questa loro passione che da altri viene ritenuta abbastanza strana e abbastanza insana per degli adulti. A 120 anni dalla nascita, nel dicembre del 2010, abbiamo organizzato a Reggio Emilia un convegno su Carlo Bisi, un altro degli autori che possiamo dire nel tempo sono stati dimenticati o trascurati. Carlo Bisi, nato a Brescello in provincia di Reggio Emilia, è stato l'autore di tanti personaggi legati al Corriere dei Piccoli, in particolare a un personaggio che è diventato praticamente proverbiale, Sor Pampurio. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa. Molti ricorderanno, senza magari neanche sapere a quale riferimento attaccarsi, Sor Pampurio Arcicontento del suo nuovo appartamento. Era un personaggio molto strano, con una massa di capelli, due masse di capelli ai lati della testa, un grande papillon, sempre la marsina, che all'inizio di ogni avventura sostanzialmente cambiava appartamento, perché intendeva naturalmente migliorare la propria condizione esistenziale, ma alla fine di ogni avventura, scontento dell'appartamento che aveva scelto, traslocava nuovamente. Ma poi Sor Pampurio diventava proverbiale anche perché a un certo punto cambiava la servetta, cambiava opinione sulle abitudini del figlio, cambiava luogo di villeggiatura, cambiava amici e quindi praticamente incarnava le nevrosi della classe borghese nascente italiana. I
il fumetto è sempre stato una forma di comunicazione, non diciamo termini arte e così via, ma una forma di comunicazione e come tale andava presa.